Ciao, oggi insegniamo il cavallo nuovo esercizio ed è quello degli incroci degli anteriori. Ma prima di vedere l'esercizio, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina delle notifiche e seguici su Instagram. Per insegnare questo esercizio al cavallo ti serve una frusta, una parola e del cibo. Questo esercizio consiste nel far sì che il cavallo sposti l'anteriore destro davanti all'anteriore sinistro e l'anteriore sinistro davanti all'anteriore destro. L'esercizio è semplice, però prima di fare questo esercizio ti consiglio sempre di riscaldare un attimo il cavallo, un po' al passo. Cosa importante? Per far eseguire questo esercizio al cavallo, non metterti mai davanti, perché può essere pericoloso nel caso in cui il cavallo ti dia un calcio. Mettiti pertanto sempre lateralmente, al lato spalla collo, destra o sinistra, in base alla zampa che tu vuoi spostare nel lato opposto. Con la frusta picchietti leggermente tra il nodello pastorale, dai dei piccoli ticchetti. Il cavallo alzerà la zampa e tu lo premerai. Quando contemporaneamente al picchiettio, al tocco della frusta, dovrai dare anche il comando verbale. Io uso la parola Kreuzen, ma tu devi scegliere la parola che a te piace di più. Pertanto io picchietto e do anche con la voce il comando Kreuzen. Il cavallo alza e lo premio. Dopo alcune volte che il cavallo alzerà la zampa, cosa farò? Do sempre il comando Kreuzen, tengo la zampa e la porto sul lato destro, sinistro in questo caso qui, e qui premio il cavallo. Rifacciamo l'esercizio. Kreuzen. In questo caso qui tengo la zampa qui e subito, se riesco, diamo il premio al cavallo. Piano piano il cavallo capirà l'esercizio, combinerà, associerà la parola con l'esercizio e sposterà la zampa nel lato opposto. Lo stesso esercizio viene fatto anche sull'altro lato. È possibile che il cavallo abbia più facilità ad eseguire l'esercizio dal lato rispetto all'altro. Il sistema è sempre lo stesso. Frusta, nodello pastorale, leggero, tocco leggero e comando verbale. Kreuzen. Cavallo alza. Adesso lui, già alcune volte che fa l'esercizio, sa che deve un attimo spostare l'anteriore. Kreuzen, ok, l'alzata, e poi glielo spostiamo qui e diamo il dolcetto. Bravo. Proviamo a farlo un'altra volta. Kreuzen, ok, Kreuzen und hop. Bravo, super. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, condividilo con gli amici. Se vuoi puoi offrire a Coral un dolcetto virtuale cliccando sul link che trovi nel campo della descrizione. A me non resta che salutarti e ci vediamo una prossima volta. Ciao ciao!